Eccoci qua, cari amici di Motori Online e cari amici di Mafra, pronti per lo start della Coppa Bettega. Qui alle mie spalle la 1750 di Mattioli e Pensotti, l'equipaggio Mafra, ma devo dire che se siete appassionati di auto storiche c'è davvero da rifarsi gli occhi. Ovunque ci giriamo ci sono solo meraviglie. Continuando la nostra carrellata, veniamo letteralmente conquistati dalla mitica, gloriosa 205 Rally, stupenda. Come stupenda e altrettanto gloriosa è la 112. Guardate che meraviglia. Oggi sembra veramente un oggetto altri tempi, molto compatta, però proprio questa compattezza, questa leggerezza, questa agilità ne hanno creato il mito. A proposito di mito, se siete dei cultori di casa Porsche probabilmente amate le 911, ma quanto è bella questa 944 con questa livrea Rothmans. Davvero un oggetto spettacolare. Ed eccoci qua, manca ormai pochissimo allo start di questa Coppa Bettega. Verifiche, ultimi controlli alla macchina. Marco, Mario, ciao. È stata una notte di riflessione sulle gomme? Sì. Cosa avete deciso? Cosa avete montato? Abbiamo deciso di montare un solo treno di gomme che possa andare bene sia sull'asciutto sia sul ghiaccio e la neve. E sono queste gomme che sono fatte in Italia da un'azienda di Trino Vercellese con questa tecnologia importata dall'America. Hanno i vantaggi di avere dentro una polvere quasi metallica, viene chiamata Dream Diamond, che funge da gomma nordica, quindi funziona anche sul ghiaccio, più un chiodato ben distribuito, equilibrato, e mi ha dato grande soddisfazione anche sull'asciutto. Ha tenuto, di solito le nordiche quando si scaldano vanno in pappa, viene detto così. Questa invece mi ha dato grande soddisfazione, anche lo stesso navigatore si è accorto e si è innamorato. Adesso facciamo lo spot a questa signora che 20 anni fa importò questa tecnologia che è ancora moderna. Le prove più difficili sono da affrontare, sono la prima, tanto ghiaccio, la quinta e l'ultima con tantissimi tornati, anche se non sono innevati, ma sono piacevoli da gestire. La sarà veramente spettacolare, sì. Con i fari. Bellissimo, bellissima esperienza. Il silenzio della notte, il rumore delle macchine. Esatto. Ragazzi, ci vediamo, grazie. Ragazzi. Ciao. Ciao. Fonda è definito, secondo me il diavolo del Monte Carlo ci perseguita, perché ancora ad oggi ci sta dietro e ci pungola. Oggi è andato in cortocircuito lo strumento, si è sentito puff, tutto nero, tutto l'odore di bruciata, detto cosa, cabina, c'era la nebbia. Allora guarda qua, allora abbiamo fatto un ponte, vedi, abbiamo strappato con i denti il filo. E l'ha connesso in gara, cazzo! No, così, questo è mai mollare. C'era uno slogan: don't crack under pressure, cioè non rompere sotto pressione. Ecco, noi non abbiamo rotto, sempre mantenuto una calma. Di solito litigo spesso con il mio copilota, ma contro le avversità abbiamo fatto team, siamo riusciti, sì, a risolvere grandi cose. Siamo riusciti a fare il collegamento elettrico, a ristabilire la luce in cabina. È andato bene. Siamo riusciti a fare anche benzina. Esatto, ma guarda, è stato veramente bene, bella, soprattutto l'ultima prova, anche tu Mauro, non so se l'hai vista. Micidiale è stato... Stupendo guidare lì, una goduria. È stato veramente... Io infatti... Molti avrebbero mollato, ma a metà gara ha detto, ma ormai la gara è andata in quel posto.
E invece abbiamo sempre mantenuto e siamo riusciti a tenere la 40ª posizione. E questo è lo spirito giusto con cui si parte. Abbiamo trovato una sonda. Ma io dico la verità, volevo fare l'ultima prova. Sì. L'ultima prova, senso, perché qui quella è vale il prezzo del biglietto solo quella lì. È quella, sì. Dovete venire qui a, come si chiama? Passo? Ma comunque ve la segno sul link, andate, questa è la scuola del rally, sicuramente Biasion la conoscerà. Ci vediamo domani al rally meeting di Biasion a Vicenza. A Vicenza, vieni anche tu, no? Chiaro. A Biasion, a Bassano. Bassano. Ciao.